La DIFA 2019 di Berlino ha rappresentato il nuovo Swift 5, il notebook ultraleggero, ultrasottile, il più leggero al mondo nella categoria dei notebook da 14 pollici in questo momento. Nonostante abbia un prezzo abbastanza accessibile, tuttavia potreste avere un budget ancora più ridotto, ma potreste non voler rinunciare comunque ad un notebook sottile e leggero come lo Swift 5. E per voi Acer propone proprio questo Swift 3, il fratello minore, che ha un prezzo decisamente più interessante, ma mantiene comunque inalterate molte delle caratteristiche del fratello maggiore. Il nome del modello è SF314-57, c'è anche una versione SF314-57G, dove il suffisso G indica la presenza della grafica dedicata. Partiamo però come al solito dal display, che è da 14 pollici e anche qui è un ultra narrow bezel su tre lati. In particolare è sottile la cornice sulla sinistra e sulla destra, con uno spessore di soli 4,37 mm, che ha permesso di avere un rapporto screen to body dell'84%. Quindi, da questo punto di vista, le caratteristiche sono simili allo Swift 5. Quello che cambia sono i materiali e il design, il look, è leggermente un po' più semplice per questo Swift 3. Potete scegliere due diverse colorazioni, questa è la versione grigia, ma c'è anche una tinta rosa, magari un po' più adatta a un pubblico femminile, e il telaio è realizzato anche in questo caso in metallo, almeno così mi sembra di capire, al tocco, ed ha dimensioni di 319 mm e mezzo per 217 mm, lo spessore sale. Per lo Swift 5 è inferiore a 1,5 cm, qui è inferiore a 1,6 cm, 15,95 mm, il peso è di 1,19 kg, quindi anche il peso è leggermente superiore. Resta comunque un notebook veramente sottile e leggero, ultra compatto, che si può infilare all'interno di qualsiasi borsa, di qualsiasi zaino. Il display ha risoluzione Full HD, tecnologia IPS, quindi a buoni angoli di visione, ed è dotato di tecnologia Acer Color Intelligence e Hexacolor, che va a migliorare l'output soprattutto per una migliore sensazione per l'occhio umano. In basso, sotto questa cerniera che ha il logo Swift, qui all'interno ospita le griglie del sistema di raffreddamento, c'è questa base con una tastiera ad isola, ha una buona corsa dei tasti, è abbastanza rigida e quindi dovrebbe assicurare un buon comfort di battitura. Su alcune versioni, non su questa, abbiamo anche la retroilluminazione su vari step. In basso c'è questo touchpad precision e un fingerprint per fare lo sblocco tramite riconoscimento biometrico. In alto, sulla cornice, c'è anche una camera, ma non c'è una camera a infrarossi, e poi noto ci sono vari forellini per il microfono con cancellazione del rumore per Cortana. Una delle poche differenze di questo Swift 3 rispetto allo Swift 5 è in questa cerniera che aggancia il display lead alla base, perché non solleva la base nella rotazione, ma vedo che c'è un piccolo vantaggio: va completamente piatta a 180 gradi e quindi ci permette di condividere quello che stiamo vedendo sul display con un interlocutore o con qualche collega. Vediamo un po' cosa c'è sui lati in termini di interfacce. Qui sulla sinistra abbiamo un plug di alimentazione, una uscita video digitale HDMI, una USB full size, una Thunderbolt 3, l'interfaccia ad alte performance di Intel combinata, vi permette anche di riversare l'output su un display esterno. Frontalmente c'è soltanto questa rientranza per aprire il display lead, poi sul lato destro abbiamo il forellino dell'antitaccheggio, due LED di indicazione, una USB-A ed un jack audio combo. La dotazione di interfacce mi sembra assolutamente identica allo Swift 5. Sul fondo abbiamo questa enorme griglia per l'ingresso dell'aria nel sistema di raffreddamento, intravedo qui la ventola, mentre invece le griglie di sbocco, ve l'ho già detto, sono all'interno della cerniera. Possiamo andare a rimuovere il pannello svitando queste viti per fare qualche veloce intervento di manutenzione, magari andare a togliere un po' di polvere, e c'è anche un forellino per disabilitare la batteria, una opzione molto utile che Acer è uno dei pochi ad inserire sui propri laptop. Frontalmente però sul fondo sempre abbiamo anche gli speaker con tecnologia Acer True Harmony.
Circa la dotazione interna, le informazioni di sistema di Windows ci dicono che questo modello ha un processore Intel Core di decima generazione a 10 nanometri, un i5-1035G1, dove il numero dopo la lettera G indica il livello della grafica, quindi la grafica integrata è di basso profilo, anche se le prestazioni su questi processori Ice Lake a 10 nanometri per la grafica integrata sono nettamente superiori rispetto al passato. Abbiamo 8 GB di memoria RAM, si arriva a un massimo di 16 GB e anche su questo Swift 3 hanno utilizzato nuovi moduli LPDDR4X. È una vera novità. Il nuovo processore infatti supporta questi nuovi moduli di memoria, ma qui a IFA 2019 i notebook Acer sono gli unici a disporne già. Un vero vantaggio in termini sia di prestazioni ma anche di consumo. Poi lo storage è affidato a drive SSD allo stato solido PCI Express Gen 3x4 e abbiamo anche su questo modello, che ha il suffisso G, un GPU NVIDIA GeForce MX250. La batteria, non ho il dato della capacità, ma dicono che dovrebbe alimentare il sistema per un massimo di 12 ore e mezzo e anche qui abbiamo la ricarica rapida che in 30 minuti di ricarica ci dà 4 ore di autonomia. All'interno poi c'è anche un modulo Wi-Fi 6 per avere un Wi-Fi ultra veloce, quindi insomma questo Swift 3 è veramente un'ottima alternativa più economica allo Swift 5. Sarà in commercio in Europa a partire dal mese di novembre con un prezzo di soli 599 euro, un ottimo notebook, in realtà un pensierino ce lo farei anch'io.